giunto il momento di parlare della migliore lettura del mese scorso. Sapete dal wrap-up e TBR dello scorso mese appunto che io ho apprezzato tantissimo questo gran classicone della distopia e non vedevo l'ora di leggerlo e di capire se la distopia poteva piacermi anche in versione classica, quindi non nelle versioni più moderne che magari mi possono piacere di più. Effettivamente il risultato c'è stato, perché La fattoria degli animali di George Orwell mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro notate che è in palette con il mio maglione. Questo romanzo è stato pubblicato, prima edizione, nel 1945, che come sapete è stato un anno a livello storico molto tumultuoso, e poi è stato ristampato nel 1995 e nel 2014. Ora onestamente io non so questa che edizione sia. Fatto sta che questa è l'edizione della Mondadori. Ma la trama è molto interessante, perché in queste 161 pagine, che sono relativamente poche, era chiusa la storia della politica italiana, o comunque della politica mondiale, penso. È una forte accusa nei confronti della politica del tempo, che era di natura dittatoriale, appunto. E infatti la storia della pubblicazione è stata un continuo alti e bassi. C'era chi voleva pubblicarlo, ma non se la sentiva per il fatto che attaccasse la politica ai vertici, insomma, e c'era chi invece non voleva assolutamente, cioè non ne vedeva nemmeno il senso, e qua si vedeva chiaramente una divisione netta tra chi sosteneva la politica del tempo e chi no. Orwell è riuscito comunque a pubblicare e infatti ha riscosso poi un grandissimo successo, perché non puoi approcciarti alla lettura senza capirne i significati intrinseci e soprattutto metaforici. Noi ci troviamo in una fattoria qualunque con un sacco di animali di tante specie, e fin dal primo capitolo ne delineiamo ogni animale con una sua propria personalità pensante. Quindi tra animali comunque loro parlano, si confrontano sulla vita che fanno, e diciamo che sono stufi di adattarsi ai bisogni dell'essere umano, insomma. Si mettono lì tutti a pianificare una sommossa popolare, si può dire, nei confronti del fattore. Fatto sta che guidati da un maiale, che a detta di tutti è l'animale più intelligente di tutta la fattoria, capitanati da questo maiale, questi due maiali, riescono a mettere in fuga il fattore e a prendersi il possesso della fattoria stessa, quindi diventa la fattoria degli animali, da qui appunto il titolo. In questa fattoria degli animali la politica inizialmente segue una sorta di democrazia, quindi tutti scelgono insieme, tutti hanno i pari diritti, tutti vengono visti nello stesso modo, cosa che prima non era, dato che il fattore comunque giustamente distingueva un animale dall'altro in base alla sua utilità. Qui le decisioni vengono prese pari tutti insieme, ma in realtà i maiali subdolamente, soprattutto uno dei due, alla fine tramite inganni e sotterfugi riesce a prendere il potere in maniera dispotica, quindi senza badare ai bisogni effettivi del resto degli animali, ma solo ai propri e dei suoi maiali, appunto. Vediamo all'inizio del romanzo comunque che, come dicevo, ci sono due maiali al vertice del potere, uno che è appunto quello che poi prende l'effettivo potere, l'altro che inizialmente sembra che prenda la politica molto sul serio, ma a livello di benessere del proprio popolo. Infatti le proposte che fa, dopo ponderato ragionamento, sono tutte in favore del benessere di tutti, non solo del proprio, motivo per il quale l'altro, forse invidioso, forse con troppa smania di potere, riesce a eliminarlo, in qualche modo riesce a sbarazzarsi di quest'altro maiale e prendere l'assoluto potere. Gli altri animali, non essendo senzienti, quindi avendo un'intelligenza minore rispetto a lui, tendono a fidarsi del maiale capo, perché appunto essere più intelligente e via dicendo. Inoltre questo capo ha una capacità retorica molto avanzata rispetto a loro, tanto che riesce a intortarli con le parole e con le promesse. Cosa che mi ricorda molto qualche altra situazione. Infatti questo romanzo io trovo che, per quanto sia stato scritto in un'epoca nel quale la politica era molto diversa rispetto a quella che adesso, quindi non stiamo a fare paragoni pensando che ora siamo sotto dittatura o cose del genere, perché non lo penso, però ci sono alcuni aspetti della politica che non riguardano tutti i politici che vengono rivisti appunto in questo schema. Non vado a spiegarvi poi come va a finire questo romanzo, ma sappiate che alla fine
i maiali tendono a diventare praticamente come gli esseri umani, se non nell'aspetto esteriore, quindi proprio come ragionamento. Si evolvono al punto da essere uguali al fattore di cui si erano liberati, ecco. Quindi gli altri animali, dopo aver sacrificato praticamente tutto in favore di questa nuova politica, si rendono conto dell'errore che hanno fatto, ma oramai è troppo tardi per tornare indietro. Uno schema, ripeto, molto familiare, perché comunque quante volte ci siamo ritrovati a pentirci magari di una scelta politica che abbiamo fatto, quante volte ci siamo adattati, ecco, a delle decisioni dall'alto quando magari potevano essere differenti, se non altro, gestite in maniera differente, però siamo in un paese, in ogni parte del mondo, cioè si è in un paese nel quale si sottostà, tra virgolette, alla politica di qualcuno. Se ci fosse l'anarchia totale, diciamo che sarebbe ancora peggio, quindi ecco, non demonizziamo completamente la politica, però il modo in cui è gestita fa la differenza. Le tematiche generali, vabbè, inutile dirvelo, ve lo ripeto, è la politica, la società umana, proprio inteso anche come piccoli individui, non solo come gruppo, i valori dell'essere umano che vengono o calpestati oppure valorizzati, appunto, scusate la ridondanza dei termini, e insomma, ha un valore estremamente sociale. Non è particolarmente sentimentale come romanzo. Ti rende molto empatico, però ti rende empatico perché in realtà è una big metafora della società umana, quindi comunque tu da prima ti diverti, diciamo, a vedere, ah sì, quell'animale mi ricorda questo tipo di persona, quell'altro animale mi ricorda quell'altro tipo di persona. Mano a mano che vai avanti, diventi completamente parte di questa società al punto da soffrire insieme agli animali protagonisti di questa storia. È un classico interessantissimo per le tematiche e queste tematiche emergono attraverso una distopia tanto surreale quanto appunto vicina alla nostra realtà. E infatti, secondo me, questa è una lettura da affrontare con consapevolezza, quindi non solo come lettura di piacere, lettura di fantasia, ma bisogna imparare a ragionarci sopra. Io penso che non sia nemmeno l'unico o il migliore addirittura romanzo di Orwell che ti fa ragionare su una società odierna o comunque su una società umana. Infatti ho in mente di leggere anche 1984, che è famosissimo, che dovrebbe essere ancora più interessante di questo, quindi figuriamoci, mi piacerà tantissimo. Come ho detto, si parla di politica di ieri e di oggi, chiaramente con un occhio di riguardo verso la politica dal quale storicamente nel 1945 si era appena usciti. Orwell stende quest'opera durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi durante la dittatura di cui lui stesso soffre in quanto essere umano, perciò ne rilevi anche tutta la frustrazione, i sentimenti cattivi, l'odio nei confronti della politica, però allo stesso tempo Orwell dà un occhio reale a tutta la faccenda, quindi non lo vede solamente come un ti odio perché mi stai trattando male, ma anche si mette nei panni di chi lo sostiene, di chi sostiene un certo tipo di politica. Quindi comunque tu ti addentri anche nel periodo storico che lo sapete è anche il mio preferito. È bellissimo e disgustosamente divertente associare ad ogni animale il suo modello umano, perché giusto per farvi qualche esempio, abbiamo per esempio, se non mi sbaglio, l'asino che rappresenta un po' l'anziano a cui non va bene niente, che la sua filosofia di vita è tanto moriremo tutti. Quindi lui segue le regole semplicemente in attesa della sua morte, per quanto l'asino stesso dica io comunque vedrò la morte di tutti voi perché sono un animale dalla lunga vita. Questo mi ha ricordato un po' il vecchietto tipo. C'è la capra che invece è sempre, diciamo, una specie di alter ego femminile dell'anziano, perché è una femmina, vede le cose in maniera più ingenua, quindi è consapevole della propria esperienza e di quello che l'ha portata a imparare la vita, ma allo stesso tempo si adatta, ecco, un po' a quello che diventa la società animale. Il cavallo è un personaggio estremamente interessante, se non mi sbaglio ci sono due o tre cavalli, ma ce n'è uno in particolare che sostiene fortemente la politica perché ha fiducia nel potere. Indipendentemente dalla sua natura del potere, lo sostiene perché ha fiducia che il tutto venga fatto per il benessere, ha fiducia nelle proprie capacità di lavoratore perché pensa se io lavorerò intensamente ogni giorno un po' di più, mi tornerà indietro tutto il bene che ho fatto. In realtà poi
viene trattato esattamente come tutti gli altri. È molto filosofica questa cosa, perché noi in quanto esseri umani abbiamo bisogno di lavorare per sentirci realizzati, ma non ci rendiamo conto che se lo facciamo per un tornaconto o comunque anche solo per smodata fiducia nei confronti dell'alto potere, non dobbiamo aspettarci un ritorno, non dobbiamo aspettarci un benessere poi personale, perché vivremo la vita inseguendo la fatica, anzi inseguiti dalla fatica, per poi ritrovarci esattamente come tutti gli altri, come anche chi non ha lavorato mai in un giorno nella sua vita. Un altro personaggio che ho adorato, ma questo perché io sono Gattara Inside, appunto la gatta, che semplicemente è un po' un'ignava, nel senso che non è d'accordo con nessuno, non sta dalla parte di nessuno, lei assiste, osserva e poi alla fine fa quello che vuole lo stesso. E a livello umano è la stessa cosa, quindi è quella persona che non sta né da una parte né dall'altra, non ha fiducia in nessuno, non si fida di nessuno, semplicemente vive, cioè vive la sua vita, ecco, ignorando e magari anche schernendo un po' tutti, ecco, sullo stesso piano. Personaggi interessantissimi, ma di cui ho già parlato ampiamente prima, sono i maiali. Maiali che già in principio hanno la presunzione di essere gli animali più intelligenti e quindi di avere diritto a più piaceri che doveri, e questo già delinea un po' il politico in sé, proprio la figura del politico. Però tra i maiali ci sono i maiali che seguono altri maiali più forti, ci sono maiali che appunto sono potenti in quanto intelligenti, ma che sfruttano la propria intelligenza nel modo giusto, quindi facendo il benessere di tutti, ci sono invece maiali che diventano solo dispotici e che sfruttano la propria intelligenza in maniera maligna, quindi cercando di intortarsi un po' tutta la società per portarla dalla propria parte. Personaggi molto molto interessanti, insomma è interessantissimo tutto questo, vi divertirete a leggere questo romanzo, ma proverete anche tanta paura e tante emozioni forti che vi faranno ragionare. Questo ovviamente se lo prendete nella maniera corretta, se volete comunque una lettura di piacere è lo stesso indicato, perché è un romanzo molto scorrevole e, ripeto, molto interessante anche solo come lettura di piacere, però è bello leggerlo con consapevolezza, questo lo devo dire. Allora, spero che voi l'abbiate letto questo romanzo, se non l'avete letto spero che seguirete il mio consiglio, nel caso comunque fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, cosa vi ispira di più in base a quello che ho detto e insomma le vostre opinioni, e creiamo una bella discussione qua sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like di supporto. Se pensate che questo libro possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo domani, 26 di febbraio, con Gio Consiglia. Invece ci vediamo con la prossima Books Review, ovviamente il 25 di marzo. Un bacione e ci vediamo alla prossima!